sono tutti su FF Fox, siamo qua contro Miss Rubio. Ho messo 50 fotogrammi al secondo invece che 30 e si vede abbastanza meglio nel su OBS, dico. Spero che non abbia, che non influisca su eventuali prestazioni, ma cioè, non credo, dai. Ok, che bello, posso mutare quando mi pare. Cucinare un esercito di fantasmi non è molto divertente. Oh, Sly, vedo la tua bocca muoversi, ma tutto ciò che sento fare è bla bla bla. Bene, se la mascella deve muoversi, lasciamo pure che si muova. Ci rivediamo all'altro mondo, Sly Cooper. Sono abbastanza sicuro che la musica fosse sbagliata in quel momento. Quindi, vabbè. Metto a schermo intero perché adesso posso. Che bello. Ah, c'è ancora quella musica del caso. Ma è normale che ci sia. Voi che vi ricordate? Perché non mi ricordo. Comunque è bellissimo poter giocare a schermo intero a 50 fotogrammi al secondo. Perché 50, perché essendo PAL non hai 60. Quindi. E poter mutare quando cazzo voglio. Cioè, mi piacerebbe avere un messaggio tipo muto. Ma no, non penso si possa. Ok. Ehi, torna qui. Non puoi fuggire per sempre. Ma certo. Sì, è vero. Perché non chiedi al mio servo Charlie di accompagnarti fuori di qui? Ok. Qual è il trucco? Oh, non tanto. Solo un piccolo gioco che mi piace fare con gli ospiti più noiosi. Voglio mettere alla prova la tua attenzione, caro. Che significa? Bene, sto per scatenare la mia magia su di te, mio caro Sly. Se saprai ripetere quello che faccio, riuscirai ad evitare i colpi. Altrimenti, verrai eliminato. Una specie di Simon versione voodoo? Sembra molto facile. Ok, un attimo. Proviamo a fare una roba del genere. Ok, no, volevo fare questa cosa qua perché magari adesso la musica si sistema. Azzo. Sì, ci vuole una tempistica peggio di Parappa in sta parte. Però adesso ce la possiamo fare. Poi mi serve anche il tasto per farlo più a schermo intero quando cazzo voglio. Quadrato, 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 quadrato. Merda! A quest'ora poi devo urlare io. Ok, no, perché c'è un po' di delay del joystick. Beh, cioè, probabilmente devo mandarlo un po' prima dell'effetto sonoro. Bisogna abituarsi proprio mentalmente. Ah. Oh, ehi, ehi. Non faccio apposta. Ok, ma aiuta. No, merda. Oh, cazzo. Non è che se fosse in tempo reale sarebbe molto più comodo. E che due coglioni proprio. Mannaggia il delay del joystick, non so neanche perché c'è però. Cioè, vuol dire, boh, dove è attaccato col cavo forse. Cosa? Sì, ma. Devo prendere il ritmo giusto, fine. Devo capire bene in che punto fa quella puttanata. Tutto qua. Dimmi che non devo rivedere il filmato perché sarebbe una cazzata. Cioè, o provo ad andare con i tasti della tastiera forse al massimo, cioè proprio se sono nei guai, che non riesco a fare un cazzo, ma non penso di essere in queste situazioni. Non il filmato. Ma non me ne frega un cazzo, dai, l'ho appena visto. Se vai, che due palle. Facciamo che salvo subito prima. Ok,
che significa? Sì, dai. Sì, ok. Riuscirai ad evitare i colpi. Altrimenti verrai eliminato. Sì. Un attimo che metto in pausa e salvo perché. Simon versione voodoo. Sembra molto facile. Dimmi che posso salvare, grazie. Ok, un secondo, schermo intero. Concentrazione perché vibri. Perché in pausa? Cazzo! E sappiamo di petizione. Funziona, funziona, funziona. Ok, funziona di petizione, quindi vado così. Bleh, bleh, bleh. No, no, no. No, no, no. 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 Meno male che va di petizione perché... Ma che... Cioè, ha funzionato. Bene, scusate, ma non voglio fare quella puttanata di nuovo. Quindi salva, save game, per favore, grazie mille. Oh, meno male. Aia! No, 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 no. No, dimmi che posso... Dimmi. Vediamo se ho salvato bene o male. Cioè, so che non si dovrebbe fare questa cosa qua, ma non me ne frega proprio niente. Ok. No! Ok, posso salvarmi. Benissimo. Cioè, lo so, non si può fare, non si fa così. Non si può fare. Comunque non è che sto barando perché non ci esco da sola, perché così faccio prima. Ok. Ripetizione dei tasti. Ok. Cerchio quadrato X. Cerchio quadrato X. Quadrato, quadrato, triangolo, triangolo, cerchio, cerchio. Ma sbaglio, o X è viola invece che blu? Sì, X è praticamente viola. Vabbè che forse l'hanno fatto per mantenere un po' di atmosfera, non so. Ma ha regalato un coso. Ok. No, no. Quadrato, cerchio, quadrato, quadrato, cerchio, quadrato. Triangolo X. Cerchio, quadrato, cerchio, cerchio, quadrato, cerchio. Ok. Triangolo X. Ma dai, ma colpirla è una cazzatona. Cioè proprio basta che vai lì, puff, e perde quel tot di vita. Cosa? Pa, ta, ta. Cioè, mi ricorda molto di strega sta cosa. Che c'è la tizia, non mi ricordo come si chiama. Angie, mi sembra. Sì, la puttana. Io spacco i tasti. Che c'è la tizia che praticamente fa le mosse uguali in de strega. Che lancia gli attacchi alla forma dei tasti della PlayStation. Dei tasti del joystick. Che poi in realtà si dice controller. Il joystick è quello delle sale giochi. Quello che si agita. Anche se in Italia abbiamo l'abitudine di dire joystick, ma una cazzata non si dice così. Infatti nei giochi non si sente mai dire joystick, credo. Perché è proprio direttive della Sony, perché sono un po' furbi. Ma se vai sempre in triangolo, vaffanculo. Ah, volevi! Muori. Ok. Se cercherai di entrare nella sua roccaforte in Cina, verrai respinto senza alcuna pietà. Se è un altro del vostro gruppo di perdenti, credo di farcela. La sezione del Tivius Racconus di Miss Ruby contiene alcune note del mio antenato esploratore Slight and Common. La sua tecnica di occultamento gli permise di rubare a faraoni e nobili. Come sempre, l'arrivo dell'ispettore Fox segnò la mia uscita. La produzione di zombie, resa illegale dagli accordi mondiali di pace del 71, costò a Miss Ruby la prigione a vita. Questo mentre la mia squadra e io ci abbronzavamo al sole dei tropici, in attesa della missione successiva.
E questa era la fantastica parte in cui sconfiggiamo Miss Ruby. E nella prossima parte andremo in Cina, il mondo dei bootleg. No, vabbè. E ci vediamo nella prossima parte. Fox, alla prossima. Ciao.